E allora io lascio il palco a Lirio Abbate e a Don Andrea Pigalli, che è presidente di Libera Toscana, che non è arrivato, ma noi iniziamo lo stesso, perché è giusto che sia così, e poi perché diciamo oggettivamente il libro è di Lirio e noi vogliamo sapere da Lirio questo libro uscito per Chiare Lettere, che racconta una storia sporca, una storia che viene da molto lontano, che io ho incrociato molti anni fa, in parte, in un'altra storia che mi sembrava inverosimile e che Lirio invece ha incrociato in tempi più recenti e che noi abbiamo visto chiara. Lirio l'aveva vista molto più chiara di noi qualche anno fa, ma i cittadini italiani l'hanno vista chiara il 2 dicembre, il giorno cioè dell'arresto del boss Massimo Carminati. L'hanno chiamata mafia capitale. Allora io cedo il microfono e la scena a Lirio per il suo racconto di un libro che consiglio caldamente, perché è la storia di oggi, è la storia dei meccanismi di un potere che ancora oggi fa paura. Lirio, innanzitutto un applauso. A Sina Luca. Grazie, grazie. Cioè, mi manca solo la chitarra. Peccato che non... Allora, grazie. Beh, cosa vi devo raccontare? Vi racconto che adesso per un'ordinanza della Cassazione si dice che c'è la mafia a Roma. Per cui partiamo da questa notizia. Lo dice la Cassazione che c'è un clan, che è un'associazione, che è un gruppo criminale organizzato mafioso. Fino a pochi mesi fa questo non si poteva dire. Adesso la Cassazione ha detto che con gli arresti che sono stati fatti a dicembre dello scorso anno hanno fatto bene i magistrati a farli con l'accusa di associazione mafiosa, perché questa accusa può reggere. E siamo nel 2015 e non penso che la mafia a Roma è arrivata soltanto nel 2014, c'è sempre stata, soltanto che non è stata perseguita con questo reato. Ma non vi immaginate che nemmeno nella vostra terra non c'è la mafia. La mafia c'è, purtroppo c'è anche qui, anche in questo territorio, soltanto che voi la dovete guardare con un'ottica diversa, così come l'abbiamo guardata a Roma, con una ottica diversa, con occhiali diversi. E, ecco. Vieni, vieni. Mi intrattengo con una canzone nel frattempo. No, dovete guardarla con una con un'ottica. Possiamo andare bella, ciao. Anche quella potrebbe essere una buona idea. Cioè, dovete guardarla con un'ottica diversa, la mafia oggi. Cioè, non è più la mafia che spara, che uccide e fa le stragi, ma è una mafia che vi entra in silenzio nei consigli comunali dei vostri paesi, delle vostre città, nei consigli regionali. Cioè, è una mafia che entra nell'economia legale del vostro territorio e voi non ve ne accorgete, anzi se ne accorgono alcuni imprenditori o alcuni politici e ci fanno affari insieme, perché la mafia oggi è carica di denaro, di cash, e siccome la gente al nord è carente di cultura antimafiosa, diciamo che siete, non dico i presenti, ma al nord sono ignoranti in questo tema, non hanno gli anticorpi per combattere le mafie o comunque per prevenirle, e poi sono avidi di denaro, per cui se arriva il mafioso con la valigetta carica di banconote cash, che te le mette sul banco dell'imprenditore che fino a quel momento si era battuto il petto dicendo oddio in Sicilia c'è la mafia, non vado in vacanza perché mi spavento dei mafiosi, il mafioso se si presenta lì
con la cravatta, la giacchetta pulita e la valigetta piena di denaro, gli imprenditori del centro-nord accettano con piacere, ringraziano, grazie per tutto quanto, e stanno in silenzio, non si chiedono se quel signore è un mafioso oppure meno, anzi, cioè, non si chiedono per niente chi possa essere, prendono il denaro e basta, e poi diventano schiavi di quel signore, facendo comunque da prestanome, non diventano più padroni, non sono più padroni poi delle loro imprese, ma diventano proprio le teste di legno dei mafiosi. E questo poi, siccome hanno timore, hanno vergogna di dirlo in giro, dicono no, non esiste la mafia, questo è un signore, sono stato vittima di una truffa, non c'è la mafia, non esiste la mafia, perché si ha vergogna. E hanno vergogna anche gli stessi politici di ammettere che poi hanno fatto affari con la mafia, o sono andati a cena o a pranzo con persone mafiose poi arrestate. O di fatto in silenzio, la mafia ha messo piede, ha messo radici nel vostro territorio e voi non ve ne accorgete, anzi guardate le fiction in TV che parlano della Sicilia e della Calabria, dice, ah, guardate quelli là che sono, c'è la mafia lì in televisione, ah, sparano, mamma mia, sono poverini, la mafia, l'omertà, ah, questi siciliani e calabresi sono omertosi, non parlano, e poi tu dentro il tuo territorio o tu stesso sei più omertoso dei siciliani, perché purtroppo, diciamo, la cosa che bisogna ammettere è che oggi la mafia, diciamo, ce n'è pochissima nel sud, ma ci sono moltissimi che denunciano, moltissimi che reagiscono alla pressione mafiosa, e le cose si sono invertite. Quella che la mafia pericolosa è passata fra il centro e il nord Italia, e l'omertà si è rafforzata nel centro e nel nord Italia. Ecco, i re di Roma partono da questo, da un fatto normale, da un'inchiesta giornalistica che parte dal basso. Non è che io non è che guardo o vedo nella sfera di cristallo, cioè, guardate, c'è il mafioso. È il territorio che ti dice o ti dà le indicazioni. Il territorio ti dà indicazioni, e siccome tutti quanti nel territorio sapete bene chi è che comanda, chi è che ruba e chi è che vi fa ritrovare le cose, anche a Roma lo sapevano. Sapevano bene se chi aveva un problema dove andare. E non era un ufficio, era un distributore di carburante in Corso Francia. Andavi lì e ti risolveva il problema, ma non era un benefattore, si chiamava Massimo Carminati, cioè non è che lo trovi lì, sai, è un disabile perché c'ha un occhio solo, cammina, no, è una persona perfettamente intelligente, ti risolveva i problemi. E tutti gli imprenditori che andavano lì, ai quali risolveva il problema, però finivano stritolati nella rete criminale di Carminati. Cioè questi imprenditori finivano a essere imprenditori al servizio di Carminati. Tanto che adesso, poi, quando sono stati arrestati, è stato arrestato Carminati, che non è un benefattore ma un mafioso allo Stato, e questi imprenditori sono stati arrestati e i beni sono stati sequestrati. Per cui non è che ci hanno fatto un grande guadagno, però i romani non se ne erano accorti. I romani, cioè, non, la mafia non c'è, no, perché la mafia è sempre in Sicilia e in Calabria, no, a Roma non c'è la mafia. E per cui quando io parto nel 2012 e racconto queste storie documentandole, parto dal fatto che la gente del territorio mi porta a conoscere Corso Francia, mi porta a conoscere il potere di Carminati, degli amici di Carminati, di come è potente in Campidoglio, perché è la gente del territorio che me lo dice, e la gente lo sa. Ora, se la gente lo sa e sa bene come si muovono certe cose, ci vuole soltanto un po' di intelligenza per capire che quello non è soltanto un metodo sbrigativo per ottenere certe situazioni, è un metodo mafioso. E allora, siccome bisogna guardare le cose con un'ottica diversa, come vi dicevo prima, bisogna guardarle con un'ottica che non è più quella della truffa, ma di altro, dovete guardare bene nel vostro territorio. Quando ci sono, mi rivolgo ad esempio ai ragazzi o in altre zone o in città, queste famose intercettazioni in cui magari fai un'intercettazione per un'inchiesta qualsiasi, e scopri che magari c'è il professionista che va dall'avvocato al medico al commercialista,
che subisce un furto, che può essere anche dello scooter, poca roba, purtroppo per l'80% dei casi che si registrano nelle telefonate che fa la vittima, purtroppo non chiama mai subito il 113 o il 112. Cioè quelle persone, molte di queste persone che finiscono nelle intercettazioni, eccetera, vanno a bussare, sanno dove andare a bussare per chiedere aiuto, per ritrovare la refurtiva. Sanno benissimo che in quel territorio, cioè, mi hanno rubato lo scooter qui, dice vabbè, qui chiama l'amico, dice, senti, sono in questa zona, mi hanno rubato la macchina, lo scooter, che faccio? Oppure mi sono entrati in casa. E ti danno l'indirizzo dove andare a bussare, che non è una stazione dei carabinieri, delle forze dell'ordine, della polizia. No, è un'abitazione privata, un garage, un'attività commerciale. Tu ci vai lì e che mi hanno rubato lo scooter, e quello lì non ti manda a fanculo. Cioè, dice che sei venuto a fare, forse hai scambiato questo ufficio per una cosa. Ti dice, vabbè, ora vediamo. I ragazzi, no, adesso in toscano non so parlare, però lo dicono pure in toscano nelle intercettazioni. I ragazzi hanno lavorato, adesso vediamo, ritorna domani. E tu domani ci ritorni e quello ti ha ritrovato quello che ti è stato rubato e ti dice, beh, dammi 200-300 euro, i ragazzi hanno lavorato, e tu glieli dai e tu lo ringrazi, grazie per avermi ritrovato lo scooter. E tu dici, ma guarda che brava gente, che sono toscani, che sono bravi, pure sono romani, che sono bravi, anche milanesi, ma che sono bravi, mi rubano una cosa e me li fanno ritrovare, e poi per ricambiare il favore gli do 300 euro, quello che mi ha chiesto. Quando che tu sei un cretino, e se ne conoscete di queste persone che hanno avuto queste vicissitudini, ditele, proprio sono dei cretini, perché quello che è successo è un'azione mafiosa, e ve la spiego bene. Perché dovete mettere questa ottica. Vi hanno rubato un motorino, voi sapete a chi andare a rivolgervi per riaverlo, lo trovate, a quel signore chiedete il favore di ridarvi il motorino, lui in quel momento si vede, uno, gratificato del fatto che gli hai dato la patente, che anche tu sai che lui è quello che controlla il territorio e gli stai chiedendo un favore. Due, ti ritrova il motorino e tu lo paghi pure. E in quel momento non solo ritrovi il motorino, gli hai dato la patente e il certificato, che gli attesti il fatto che lui è il controllore, il padrone del territorio, ma in quel momento pagandolo finanzi una organizzazione criminale. Tre, quello ti ha in pugno in qualche modo, che lo sai, ormai hai fatto questo favore, la prossima volta anche pagando, se mi succede qualcosa, sei un commercialista, sei un dentista, sei qualsiasi cosa, io vengo da te e ti vengo a chiedere una cortesia, che può essere qualsiasi, tienimi questa pistola, dammi la tua macchina, dammi i tuoi documenti. Questa si chiama organizzazione criminale mafiosa, non si chiama beneficenza. Si chiama organizzazione criminale mafiosa. Allora, siccome di questi fatti accadono e si stanno ripercorrendo e si registrano in vari territori, anche con dialetti diversi, che non sono quelli siciliano-calabresi, ecco che succede che a Roma oggi scopriamo che c'è la mafia, che parla un dialetto romano. Sono personaggi estremamente autoctoni romani. Nessuno del clan o comunque delle persone dentro il clan sono di origine meridionale. Camminati, che è nato a Milano ma si è trasferito al sud, forse è questo, che scendendo, diciamo, verso il sud uno ha sempre un problema, ma è residente a Roma, e vedete, diciamo, uno rimane spiazzato, dice, ma come, la mafia l'ho sempre sentita in siciliano, ma com'è che adesso c'è la mafia a Roma? Oppure c'è, vai a Milano o vai qui, anche qui vicino, diciamo nella zona di Siena, non è che siete tanto splendidi, non è che siete tanto sistemati bene. Allora, bisogna soltanto fare cultura, e siccome è una questione di cultura, il fatto di non andare a bussare dal signore per farsi ridare il motorino, il fatto di non cercare le vie brevi per ottenere vantaggi, è un fattore culturale. E allora per fare cultura bisogna che ci sia qualcuno che questa cultura la coltivi. E per coltivare la cultura ci vuole qualcuno che ci informi, ci formi,
che ci metta nella testa che questa, per questo modo di fare non è, non dico tanto legale, perché ormai la parola legale, la legalità è così inflazionata che poi ce ne freghiamo altamente. Cioè, bisogna fare delle cose molto pratiche, così come vedere che ci sono delle realtà che ci sembrano immune dalla mafia, ma che invece immune non sono. Allora, per questo abbiamo scritto Il Re di Roma. Il Re di Roma è stato scritto proprio per formare e informare i romani, ma non soltanto, ma partendo da Roma, informare quello che accade nel centro nord dell'Italia. Perché quando fai vedere, ma anzi ascoltare, perché quella è tutta un'inchiesta fatta di intercettazioni, che c'è un nero, un fascista, un ex dei NAR che si chiama Massimo Carminati, ma proprio fascista fascista, che ammazzava e poi è stato assolto, che è coinvolto con la mafia siciliana ma poi è stato assolto, che è coinvolto in traffici di armi ma poi in parte assolto, è sempre stato assolto da ogni cosa, che fa a un certo punto affari con uno che arriva dalla sinistra, dal Partito Comunista, che è stato in galera perché ha ammazzato con 34 coltellate un uomo con il quale faceva truffe bancarie, e la sinistra con la destra che fanno affari e sfruttano le emergenze, immigrati, fanno tante cooperative sociali, esce il detenuto, ci vuole, deve essere riabilitato, e le cooperative stanno lì, uno della sinistra appunto proposto con la magliettina rossa, si è COP, sono della COP, devo riabilitare il detenuto, per cui che mi volete dire? Io sono del Partito Comunista, sono stato in carcere, faccio le COP, mi volete dire qualche cosa? Mi prendo 150 milioni di euro dal Campidoglio perché io faccio il bene per la città, perché io prendo gli ex detenuti, e allora per questo motivo io devo mandare avanti queste cooperative. Tu non sai che invece è proprio socio occulto di questo qui con la maglietta rossa, COP scritta sopra, che va a pranzi e cene con ministri, politici ed altro, e il socio occulto è Carminati, uno di destra. Ma non solo, ma ottiene quegli appalti perché quello di destra chiama al telefono i suoi uomini in Campidoglio e dice fagli dare subito i soldi a questo qua. Tutti voi penso che abbiate letto qualche cosa sulla situazione della Riviera Tirrenica. Sapete, per esempio, c'è una città che è Forte dei Marmi, che di fatto se la stanno spartendo la camorra e la mafia russa. Voi sapete che il litorale tirrenico ha quantomeno il 40% di stabilimenti balneari che sono controllati direttamente dalla camorra, e di zona in zona, variando sulle varie dinamiche appunto economico-sociali, si potrebbe fare anche una dimensione articolata del come appunto ci sono queste linee di penetrazione. Vi ricordo, non se lo ricorda più nessuno, che a Firenze c'è un bar in Piazza Pitti che è stato sequestrato e confiscato, amministrazione fiduciaria. Un'altra cosa rimossa collettivamente è che gli Uffizi sono stati ristrutturati con l'ausilio di due aziende che fra l'altro avevano sede nel Valdarno, direttamente controllate dalla Camorra. Di conseguenza, quello che ci aspetta nei prossimi mesi, noi in qualche modo lo temiamo, da un lato, però anche l'aspettiamo con un po' di serenità, perché se questo meccanismo di beni confiscati incontrerà finalmente una volontà politica precisa e determinata, questa, capite bene, può essere una buona occasione per cominciare, guardate, non soltanto a indebolirli sottraendogli delle risorse, ma anche sfidandoli su questo piano preciso e determinato del dire: bene, con voi funzionavano, funzioneranno anche con lo Stato, funzioneranno con le associazioni, funzioneranno con la parte migliore di questo paese. Perché sapete, per adesso noi abbiamo sulle spalle questo macigno terribile, che in parte possiamo verificare anche in Toscana, che meno del 5% dei beni confiscati poi vengono realmente riattivati. Questo è il grosso schiaffo che le mafie ci danno. Dove voglio arrivare? Oltre appunto a delinearvi questa informativa, che fra l'altro qui in zona tutti sapete di Suvignano, bene confiscato, più grande del centro-nord, appetito a tanti livelli, talmente appetito che è 4 anni e noi aspettiamo
un minimo di decenza su questo passaggio, dico, una decisione su un'assegnazione, una indicazione di dinamica in corso, che ci dicano cosa bisogna fare, insomma, morale della favola, è un sacco di tempo e questo bene è fermo, anche lì in amministrazione fiduciaria, ma quando pensiamo a quante cose potremmo fare, soprattutto come, ribadisco, potremmo sfidarli attivando le risorse migliori del territorio per la valorizzazione di un bene del genere, ovviamente un pochino le mani ce le mangiamo. Però al di là di questo passaggio, che poi, guardate, diventerà concretamente un'indicazione precisa a tutti quelli di voi che fanno parte di associazioni, ma per esempio fanno parte di sindacati, di associazioni di categorie, che magari fanno i geometri, gli agronomi, i contabili, cioè tutta una serie di specializzazioni su cui noi poi a tempo debito attiveremo delle ricerche e cercheremo di costituire anche quelle cooperative che poi dietro bando si facciano assegnare questi beni e comincino a elaborare un progetto che non è soltanto economico o commerciale, ma è soprattutto sociale. Ricordate che questa legge chiede questo tipo di investimento. Ho fatto questa premessa per rinfrescarsi un po' anche quella che può essere in questa giornata del 25 aprile una dinamica di resistenza concreta a certi poteri, anche per dire che tutta questa massa di beni che sono stati acquisiti qui non magicamente. Quindi noi raccontiamo con esattezza che per esempio c'è stata nella cosiddetta zona grigia, in cui non ci si dichiara mafiosi, ma si sa benissimo ci si sta affacciando appunto su un mondo che trasparente non è, e quindi si sa benissimo si sta facendo movimento di denaro o affari con persone con cui non sarebbe sarebbe bene non lavorare. Evidentemente in questa zona grigia ci sono imprenditori, ma ci sono anche tecnici, ci sono anche professionisti, ci sono evidentemente degli avvocati, dei commercialisti, dei geometri, eccetera, eccetera, eccetera. Allora vuol dire che noi siamo di fronte a un rischio ben preciso, che è quello che una regione mediamente infiltrata, come la Toscana, rischia di essere però nel novero di altre regioni del nord Italia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, in cui ormai non stiamo più parlando di infiltrazione ma di radicamento. Cosa vuol dire radicamento? Che lì ci sono delle cosche, va bene? Undrine, quello che volete voi, che non dipendono più dalle cosche del sud, ma sono cosche autonome. Questo è il passaggio successivo, è l'evoluzione, è la mutazione. Una mafia che sta diventando locale, cioè si costituisce secondo questa dinamica. Rinfreschiamoci anche la memoria su un altro passaggio. Ricordatevi, l'associazione criminale di stampo mafioso, reato introdotto in questo paese solo agli inizi degli anni Ottanta, cioè tenetevi forte, è così, ricordatevi, noi consideriamo l'83 il reato di associazione mafioso come indicante un pericolo concreto in questo paese soltanto nel 1983. Vi ricordo che comporta un aggravamento di pena perché si registra la volontà politica della mafia di costituirsi come contropotere rispetto allo Stato. E questo è il passaggio che Lirio sottolineava, cioè c'è un transito, quello che noi siamo abituati a far fare agli enti pubblici lo facciamo fare a altri poteri. Siamo sul primo passaggio, quindi non soltanto l'infiltrazione nello Stato, ma la sostituzione dello Stato stesso. Vi ricordate De Gregori, 1989, legalizzare la mafia sarà la regola del 2000, ci ha azzeccato alla grande, perché di fatto si può parlare ormai di un mutamento culturale per cui noi queste dimensioni qui le indichiamo come parte integrante di questo contesto. E guardate, questo è il pericolo più grosso, perché automaticamente noi siamo di fronte a un sentimento diffuso che mi spaventa molto, cioè il senso di impotenza. Quelli che si adeguano purtroppo metabolizzano culturalmente tutto questo progetto sostituendo un riferimento a un altro. Gli altri, che non ci vorrebbero stare, rischiano almeno di maturare appunto un senso permanente di sconfitta, ed è quella dimensione contro cui dobbiamo combattere. Per cui oggi, 25 aprile, si capisce con chiarezza che il primo nemico da combattere è questo senso di impotenza, questa rassegnazione massiva che noi respiriamo come clima culturale prevalente.
Allora, questo è veramente il livello su cui bisogna provare a lavorare su un piano culturale. Quindi veramente bisogna entrare in un clima di riesistenza di fronte ai poteri mafiosi. E per quanto riguarda poi questa zona, bisognerebbe citare una famosa banca che io non voglio citare, ma che però ha un nome abbastanza lungo e complesso. In questo nome c'è Monte, c'è Paschi e c'è Siena, va bene? Ok? Perché non ne parla più nessuno, va bene? E soprattutto non parla più nessuno sulle triangolazioni che indubbiamente sono avvenute fra potere politico di centro-sinistra, questo tipo di gestione di questo potere economico-finanziario, che sapete benissimo voi, è inutile che lo insegni io agli indigeni, era incredibile, va bene? Le mafie sicuramente in questo sistema hanno sguazzato, e poi leviamoci il pensiero per un'altra cosa di cui non parla mai nessuno, le massonerie locali. Allora, questa è un'ossessione tutta mia personale, quindi mi dispiace, insomma, siete costretti a subirla, però ecco, è un altro di quei grandi temi su cui io non sento più una elaborazione culturale minima. Eppure, ribadisco, a un certo livello i poteri o si combattono o si alleano. La storia d'Italia è la storia di come le massonerie si sono sempre alleate ai poteri mafiosi, ai servizi segreti deviati, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, capite che qui veramente bisogna rielaborare anche una dimensione puramente politica, per cui si decide liberamente che, per esempio, i partiti a cui si decide di aderire si danno anche un certo tipo di etica interna, secondo una prospettiva anche abbastanza severa. Ora, mi dispiace che ora tiro in ballo un partito che poi presumo sia anche partito di riferimento di alcuni di voi, ma non so se avete visto che c'è un signore che è stato candidato sindaco da una coalizione di centrosinistra allargata verso, diciamo, il centro, che ha candidato come sindaco Cosimo Mele. Cosimo Mele è stato uno dei primi che è finito in una rete molto interessante, è quella della cosiddetta Puttanopoli. Esatto, bene, per cui questo signore è stato beccato a tempo debito a farsi dei festini a base di coca con delle escort. Beccato, è uscito, diciamo, una roba, sì, per fine dall'ospedale, di beccato nel modo più clamoroso possibile, va bene? A distanza di tempo questo me lo ricandidano all'interno di una coalizione molto vasta e molto complessa. Allora, capite, ora non per fare il solito discorso, perché il problema non è solo dei partiti, perché i partiti vengono votati, i partiti vengono costituiti da gente che si iscrive, eccetera, eccetera, eccetera. I partiti non possono essere demonizzati di per sé, però indubbiamente e sicuramente il mondo politico ci deve dare delle risposte di tipo diverso. Per esempio, io nella mia terribile ingenuità continuo a pensare che un partito di sinistra dovrebbe darsi un codice di regolamentazione interna per cui se sei iscritto alla massoneria non ti puoi iscrivere a quel partito. Sono fuori di testa? No, non credo, credo che basterebbe poco, perché guardate, quando Lirio parla di crisi del termine legalità, concordo anch'io, il termine legalità va a questo punto aggettivato e va letto in determinati contesti. Per esempio, la prospettiva che mi sembra emergere con più chiarezza è che non si può parlare di legalità senza far riferimento al bene comune. Bisogna ricominciare a riflettere su questa dimensione del bene comune, perché i mafiosi, ricordatevi, attentano sistematicamente al bene comune per tutelare il proprio privilegio. Da questo punto di vista, io sono rimasto abbastanza stupito di questo dibattito, appunto, che c'è stato a un certo punto a livello nazionale, se considerare o no la realtà di Roma mafiosa oppure no. Sì, sì. Ma nel mio concetto di base, quando c'è attentato al bene comune, lì siamo comunque di fronte a una prospettiva di ordine mafioso. Mi importa poco se la violenza si articola a un livello massivo oppure no, perché siamo di fronte all'idea che c'è un gruppo ristretto di persone che segretamente combatte per avere appunto privilegio contro il bene di tutti. È l'articolo 18 della Costituzione, fra le altre cose, che dice che sono vietati le associazioni segrete che si sostituiscono per il controllo politico di un territorio anche con disposizione di ordini militari. Le madri e i padri costituenti non pensavano alle mafie, pensavano piuttosto al fascismo, però in questo modo hanno anticipato quello che poi avremmo dovuto gestire.
Arrivo velocemente alla conclusione su un passaggio, e anche per lì abbiate pazienza, è un po' un'ossessione personale. Io in questo tempo, per deformazione mia personale, perché è la roba che ho studiato a tempo debito, rifletto molto sull'antropologia del corrotto e del corruttore. Se l'antropologia del corruttore mi risulta più evidente, quella del corrotto secondo me va un po' studiata. Mi spiegate come mai persone che pure avevano quantità di denaro rilevanti a disposizione, persone già garantite, persone che già non correvano rischi particolari di indigenza o di così decadenza del proprio status di benessere, continuano sistematicamente a farsi corrompere, disprezzando evidentemente una cosa molto importante, cioè la propria dignità personale. Allora, i casi sono due: o veramente siamo di fronte a una sete di denaro che sconvolge certi schemi, oppure, l'indicazione peggiore che vi posso suggerire stasera, evidentemente per l'opinione pubblica la dignità personale sta diventando qualcosa di molto diverso. C'è un dato che sta crescendo, non ho ancora studiato sul caso di Roma, ma sugli altri casi di corruzione è un dato che sta sicuramente crescendo. In cambio delle azioni di corruzione si ricevono soldi, ma anche benefit di altro tipo, e fra questi benefit sta crescendo il dato della prostituzione, cioè le escort, è un dato in crescita, forse perché è mutata la classe politica, non lo so, forse siamo che non vi lasciano la fattura, no, forse siamo passati da una classe politica così teoricamente improntata a principi cristiani molto più sobri su questi passaggi, forse in altre dimensioni, una battuta. Allora, mi viene fatto di pensare che questo è un paese in cui noi stiamo stoganando il principio di prostituzione, e anche quella cosa mi fa molta paura. Se poi, en passant, vi leggete un libro di Riccardo Iacona che si intitola Utilizzatori finali, vi rendete conto che quando noi parliamo di corruzione dobbiamo intendere una dimensione molto più ampia. Dove voglio arrivare? Certo, il denaro, però guardate, anche proprio una dimensione di potere che diventa il potere concreto sulle persone, sono meccanismi molto complessi e molto articolati. Quindi credo che veramente noi bisogna anche cominciare a fare un discorso serio sul concetto di potere e che cosa significa, per esempio, vivere il potere come desiderio di arricchirsi. Bisogna forse anche lì avere un po' di coraggio. Chi vuole arricchirsi e perché? Non sto parlando di raggiungere un certo livello di benessere, questo va garantito a tutti. Sto parlando proprio del capito arricchirsi entro certi livelli. Come mai, per esempio, abbiamo una classe politica che è stata sottoposta a tentazioni di questo genere, ma credo la maggior parte l'ha veramente assunta fino alle estreme conseguenze? Allora, anche qui, capite, c'è da fare un discorso di ordine culturale. Un signore che si chiamava Charles Péguy diceva: la rivoluzione o sarà morale o non sarà. Dopo diversi decenni di rivoluzioni, purtroppo, lo dico con dispiacere, per lo più andate a ramengo, forse davvero questo senso di rivoluzione va ripensato. Di certo il concetto di rivoluzione forse non va messo nel cassetto. Beh, dici bene, è un discorso di dignità, un discorso di valutare queste cose con una classe politica, ma io vorrei farvi riflettere soltanto che tipo di classe politica abbiamo oggi, quando ieri il ministro Gentiloni, informando l'Aula, cioè il Parlamento, di un fatto così grave capitato a un mio concittadino, e non è perché è un mio concittadino, ma un italiano, un cooperante, ucciso da un raid americano, c'erano 39 parlamentari in Aula ad ascoltare quello che era accaduto, senza aprire nessuna discussione, nessun dibattito. 39 persone perché era venerdì, e perché i parlamentari il venerdì vanno a casa. E allora a questo punto mi viene da chiedere: ma che tipo di politica e di politici abbiamo oggi? Per cui, se vogliamo affrontare un dibattito, una cosa così seria, ma con chi lo dobbiamo fare? Con questa gente che è di fronte a cose così gravi e così evidenti preferiscono prendere il giovedì sera il treno e non ascoltare una relazione di un ministro.
di un ministro su un fatto così grave, e proprio perché è così grave, d'emergenza, un fatto che sia, che è accaduto e si è appreso 24 ore prima, ha bisogno di renderlo edotto e comunque di informare il Parlamento il venerdì. E nessuno preferisce restare, anzi devono tornare a casa, forse dalle puttane, non lo so, però il problema è questo, abbiamo questi politici che non vogliono aprire gli occhi ma vogliono soltanto intascare denaro, sempre più denaro, senza votare con, le proprie, con la propria testa, ma perché poi sono vittime di una legge elettorale che non si capirà bene come sarà e se si farà. Il loro problema è: mi ricandideranno? E se non mi ricandideranno, che cosa andrò a fare? Perché non ho un lavoro? Perché poi di questi politici nessuno ha un proprio lavoro, sono tutti disoccupati, hanno fatto sempre politica, o qualcuna è nata dalla politica, perché presa dai cabaret o dai teatrini o dal cinema è messa lì a votare, e poi se non la ricandidano cosa faccio, come vivrò? Ecco, ma noi abbiamo questo Parlamento, ma di che cosa stiamo parlando? E poi dobbiamo valutare se c'è o non c'è la mafia, ma bisogna vedere poi nelle intercettazioni di questi mafiosi romani, ma come parlano dei politici, ma soprattutto come i politici sono succubi dei mafiosi. Se sono succubi dei mafiosi, pensate anche di chi detiene poi le regole, le segreterie dei partiti. Ora, noi siamo qua, ne parliamo, discutiamo, forse, non lo so, può darsi che vi convinco meno, questo sinceramente non mi interessa. Mi interessa però il problema che in Italia purtroppo non c'è, cioè gli italiani non ci mettiamo testa, non ci mettiamo cervello. Perché se tutti quanti ci mettessimo cervello, forse è il momento di votare, nel momento delle selezioni dei candidati, nel momento in cui succedono fatti come sono successi quelli di ieri in Parlamento, in un'aula del Parlamento, io penso che qualcuno incomincerebbe a gridare, a urlare o comunque a sottrarsi a certe regole, a certe situazioni. O comunque uno inizierebbe anche un attimo a dire: scusami Renzi, ma che cavolo stai facendo? Cioè, quando dal momento della tua di questa legislatura fino a pochi giorni fa, solo un'ala del Parlamento ha iniziato a votare una legge sulla corruzione. E tu parli di corruzione, la legge portiamo avanti, dobbiamo combattere la corruzione, e ci impieghi 790 giorni per far votare o comunque per far passare in un ramo del Parlamento questa legge. Ma di che cosa parliamo? In Italia parliamo, la legalità, l'antimafia, la legalità, l'antimafia, e poi tutti mafiano, poi tutti prendono i soldi, poi nessuno va in aula a sentire una cosa così grave e così importante per il nostro paese, perché vogliamo capire perché c'è stato detto così in ritardo della morte di un cooperante italiano, perché c'è stato detto così in ritardo dagli americani, se gli americani lo hanno detto durante la visita del premier a Obama. Vogliamo capire tutte queste cose, invece no, invece c'è la premura di andare a casa, forse di andare da queste donnine. E soltanto in 39 stanno lì presenti in Parlamento alla relazione del ministro. Io ieri ho sentito in una radio, mentre venivo qua in diretta, un tale Bianconi, che forse conoscete. Ma questo Bianconi dice: ah, vabbè, ma si può fare una comunicazione al Parlamento il venerdì? Perché non lo facevano il lunedì o il martedì? Ma perché non vai a fanculo tu? Cioè, io dico, ma nessuno riesce a dire a questi politici delle cose per come stanno. Muore un ragazzo, che poi Bianconi, voglio capire, che se gli togli di fare il parlamentare che cosa va a fare? Il ladro. Cioè, ora, cioè, no, ha mai fatto una cosa per gli altri? Ha mai fatto una cosa veramente per gli altri? Il cooperante, vai lì, non ci guadagni un euro, vai a dedicare la tua professionalità, quello che conosci, il tuo sapere per darla a quei ragazzi che stanno in zone anche di guerra. Molti attribuivano a Giovanni Lo Porto due lauree, non un ragazzo di due lauree, che ha preferito andare lì, andare a parlare con questi ragazzi in una zona di guerra, e dice: ah, ma è andata in una zona di guerra, se l'è cercata. Ora, noi siamo questi gli italiani, e non so se poi vale tanto la pena per questi italiani che parlano e pensano così,
combattere, andare a vedere se c'è la mafia a Roma, se c'è la mafia qui in Toscana, in Lombardia. Non so se vale la pena, non so se manco vale la pena cercare di capire perché la massoneria, non si parla più della massoneria, secondo te? Cioè, è in una riga che ha scritto Ferruccio De Borto in un editoriale del Corriere della Sera di alcuni mesi fa, in cui diceva, si rivolgeva a Renzi, diceva, ma forse c'è puzza di massoneria in quello che fai. Nessun altro ha ripreso questo argomento, nessun altro ha ripreso questo intreccio. E allora, ecco, vedete, ci sono situazioni reali che si contrappongono alle situazioni teoriche. Le situazioni teoriche sono che la mafia, ritorniamo a un discorso, è al sud, e che qui c'è soltanto forse corruzione. Ma sta di fatto che, come diceva Andrea benissimo prima, sì, vero è, forse vero è, però sta di fatto che gli arresti li fanno in Sicilia e in Calabria, ma i beni ve li vengono a sequestrare qui, anche in provincia di Siena ve li vengono a sequestrare qui. Qui c'è una delle più grosse tenute sequestrate e confiscate a uno che alla mafia ha fatto fare tanti miliardi. E vi chiedete perché? Perché, diciamo, hanno la residenza in Sicilia, però i beni ce li hanno qui investiti. Ora, a questo punto c'è da chiedersi, c'è da riflettere. È una questione culturale. Non è più una questione giudiziaria, politica, sì, politica, ma culturale. È una questione di culture, di teste. Non ci avete la testa. Non ci avete forse il modo di pensare su certe cose. Ah, mettiamo adesso delle regole. Adesso tu non ti puoi sedere così. Le regole, ognuno di noi decide, io sì lo faccio o non lo faccio, è una questione culturale. E chi fa la cultura? Chi fa cultura? Le persone che ti dicono come stanno le cose, chi ti informa, e può essere l'intellettuale, il giornalista, il prete, può essere il formatore, fa cultura, bisogna informarsi, bisogna capire, bisogna aprire la mente. Ma se chi invece deve informarti non lo fa, chi deve fare bene la professione di prete non la fa, del formatore invece se ne frega, non avrai cultura, non avrai chi ti forma bene e non avrai la tua mente sviluppata a capire cosa sta accadendo intorno a te. Allora a questo punto uno si sforza, scrive libri, sì, io ti scrivo, ti racconto il re di Roma, ti racconto come la sinistra fa gli affari con la destra, chi c'è nella sinistra, chi c'è nella destra, che sono corrotti, che sono accusati di mafia. Io lo faccio, te lo racconto, ti metto lì queste cose, ti metto anche la foto di queste persone come stanno lì a fare affari. Ma poi, voi ci riflettete veramente? O è sempre una cosa che è sempre distante da voi? Cioè, no, è là. Ah, a Palermo quando ammazzarono dalla chiesa, che è l'82, l'hanno ammazzata, ma la mafia è a Roma. Poi siamo arrivati a Roma, dice, ma la mafia è a Milano. Poi arrivi a Milano, no, vabbè, la mafia è emigrata in America. Ora arrivi, sei sempre distante da te, non è mai sotto i tuoi piedi, non vedi mai attorno a te. Cioè non riesci mai a vedere attorno a te, ma può essere che queste cose non... Io voglio capire, cioè, io sono arrivato a Roma, non mi sono fatto i cazzi miei, ho scoperto che esisteva Carminati con tutto il suo clan. Non l'ho fatto con fonti giudiziarie, l'ho fatto con fonti giornalistiche. Diceva prima bene Carmelo, se n'è andato, forse le querele, le cose. Sì, ok, l'abbiamo fatto, abbiamo affrontato, c'è avuto coraggio, cioè lì l'informazione, il formatore, chi ti dà cultura. Ci abbiamo investito una copertina sull'Espresso, ci abbiamo investito, una redazione ci ha creduto, un direttore, i colleghi, i capi ci hanno creduto, facciamo questa cosa senza il sostegno giudiziario, ci abbiamo dei documenti, possiamo provarlo, formiamo, cerchiamo di sensibilizzare. Bene, noi mettiamo queste cose in copertina, la faccia di Carminati in copertina e di altre persone, i nomi, i cognomi dei suoi complici, li raccontiamo dentro questo grande articolo, grande nel senso che era esteso per 6 pagine, e poi che cosa accade sul territorio? Accade sul territorio che Carminati e compagni lo guardano, si incazzano pure magari con me, ma imprenditori e politici lo guardano e continuano a fare affari con Carminati. E continuano a fare affari con gli uomini di Carminati. Cioè non prendono le distanze, nessuno prende le distanze, né la sinistra né la destra. Nessuno si mette lì un attimo
C'è questa cosa, signori, ma chi è che ha a che fare con questa persona in Campidoglio? Gianni Alemanno, facendo un'intervista l'altro giorno, ha detto sì, è uscito l'Espresso, allora io ho visto che c'era in copertina Carminati, l'ha detto in commissione antimafia, e allora ho chiesto ai miei collaboratori, voi avete contatti con Carminati? No, ah bene, allora possiamo proseguire. Ah, ci mancava pure, cioè, a parte voglio capire, diciamo, che uno cioè, come Gianni Alemanno che arriva da una destra, diciamo, che picchiava, che non conosceva Carminati e che i suoi collaboratori messi là da Carminati, così come sono stati messi da Carminati anche gli uomini nelle aziende municipalizzate, dice non ne sapeva nulla. Ma in ogni modo, ma ti fa incazzare le intercettazioni che noi abbiamo pubblicato e che sono nelle inchieste, noi abbiamo pubblicato nel libro, in cui ci sono imprenditori, ma uno per tutti che mi fa veramente è il marito della signora Sensi, che era presidente della Roma Calcio, che dice io ci voglio andare a finire sui giornali, perché? Perché lui lo vede che questo Carminati è uno che può far fare business a Roma, dice ok, voglio parlare con Carminati, voglio intrattenere dei rapporti con lui. Allora qualcuno dice ma scusa, l'hai letto l'Espresso? Dice ma che me ne frega, anzi ci voglio andare a finire su questi giornali. Perché? Perché intanto a Roma nessuno mai è stato perseguito per mafia, per corruzione, perché a Roma nessuno ha mai fatto le indagini in precedenza, perché ha scoperto che quello lì tanto gli faceva fare affari e lo va a cercare e nessuno si è girato dall'altra parte, cioè dall'altra parte dire no, no, anzi no, si è girato dall'altra parte rispetto all'Espresso, rispetto a quello che denunciava un fatto, con dati raccontati, con dati alla mano. Questa è la comunità. Questa è la società di oggi, per cui noi adesso sì, siamo qua, le parliamo, eccetera, usciamo da qua ognuno per i cazzi propri, per cui se io vado questa sera, so che c'è un ristorante che è gestito da un malavitoso, però si mangia bene, io ci vado perché si mangia bene, e invece no, uno dovrebbe cominciare a prendere coscienza e a mettere delle distanze da persone in cui sai, sospetti che quello è un malavitoso, e non perché ci vai perché si mangia bene. Non si può fare così, perché non si può nemmeno, bisogna essere coerenti. È la stessa cosa che dico ai ragazzi quando vanno alle scuole, scusate, bella, 2 ore, anche state perdendo 2 ore di italiano, di matematica, 4 ore, mica bellissimo, siete lì, non fate lezioni, bella l'antimafia, la legalità, ore di legalità. Quando mi chiamano dei professori, dei presidenti, sai, senta, dobbiamo fare l'ora di legalità perché è previsto, guarda, ma vada a fanculo, perché cioè, io non la faccio questa cosa perché è prevista dalla circolare e faccio l'ora di legalità, no. Però quando ci vado e vado a parlare con questi ragazzi e perdono queste 4 ore, la cosa che dico loro è questa, ho detto, vabbè, adesso uscendo da qua, voi non potete andare poi stasera, domani, che è venerdì, in discoteca ti compri le pasticche oppure te ne vai al ristorante eccetera, non ti fai fare la ricevuta fiscale, oppure se ti rubano il motorino come dicevo prima mi è andato a bussare da quello che sei, non lo puoi fare, non lo devi fare, perché se sei coerente che sei qui e stai ascoltando queste cose che ti dico e stai applaudendo, poi uscendo non puoi fare il contrario. Perché? Perché quello lì che ti vende le cose in discoteca, le pasticche, che magari è un tuo coetaneo, non è perché tu stai facendo beneficenza a lui, perché quelle pasticche non se le fa lui a casa, gliele dà un signore che è più grande di lui, che a sua volta glielo dà un clan che è più grande di lui, a sua volta che è un'organizzazione criminale, tu finanzi un'organizzazione criminale. Allora a questo punto bisogna essere coerenti in tutte le cose che si fanno, anche partecipando in queste piccole iniziative, bisogna essere coerenti, leggi una cosa, ci sto, non ci sto, prendo posizione. E pigliamola una volta per tutta sta posizione, perché altrimenti anche in politica, se siamo sempre un po' di qua, un po' di là, non andremo da nessuna parte. Allora io non ho certo la pretesa, figuriamoci di insegnanti, forse nemmeno di consolati, però quel a che cosa, se vale la pena o no di fare certe cose, poi provo faccio rispondere uno più bravo di me. Allora, che razza di paese? Allora, un dato che noi stiamo rimuovendo è che in questo paese ci sono 10 milioni di analfabeti, va bene? Organizzazione Mondiale della Sanità, qualcuno parla del 47% di analfabetismo disfunzionale, cioè gente che teoricamente sa leggere e scrivere, in realtà non sa recepire delle informazioni scritte, va bene? Non le traduce. Però, a parte questo analfabetismo strutturale o funzionale, c'è anche un altro dato. Io credo, guardate, noi siamo in una fase molto drammatica, perché
qui forse sta morendo una cosa molto importante, che è la pietà. O forse anche, se mi consentite di recuperare una parola un po' maltrattata dall'uso corrente, la compassione, cioè il compatire, il soffrire con qualcuno. Facciamo un passaggio, ok, d'accordo, i social network sono una formula ambigua, tutto il resto, però signori, io personalmente ho un grosso disagio a pensare che io sto condividendo l'identità culturale italiana con della gente che mi scrive su un social network che è contenta che sono morte 700 persone dicendo 700 di meno. Io sono in profondo disagio da questo punto di vista, e sono in profondo disagio pensando che un signore che non voglio nominare, che ha sempre le felpe, si chiama Matteo e Salvini di cognome, va dicendo le cose, va dicendo senza incontrare una reazione culturale adeguata. Perché questo è il problema di fondo. Allora vuol dire che è saltato qualcosa, è saltato anche questo senso davvero del compassione, dell'accompatire. Se non patisci con qualcuno, non riesci nemmeno a appassionarti delle cose che gli altri ti possono comunicare. Allora ricordiamoci che le mafie distruggono le vite delle persone. Va bene? Allora, io a Firenze ho un prefetto che non è nemmeno un dei peggiori in linea generale, sta su delle linee molto furbe, però io gli ho sentito dire in conferenza stampa: prostituzione giovanile a Firenze, minorile a Firenze, ma già mai. Basta andare in giro per le strade. Allora, mafia significa che io prendo delle persone, le costringo a prostituirsi, non me ne importa niente di quanti anni hanno. Si parlava di narcotraffico, vuol dire che io riempio le strade di una città di tutta una serie di sostanze che poi ognuno, gli adulti, fanno che diavolo gli pare, per carità. Però insomma, voglio dire, quando io vado a fare gli incontri in terza media, gli dico: l'anno prossimo voi sarete al centro di operazioni di marketing che vi riguarda, studiate a tavoline per farvi mettere in rapporto con l'uso delle sostanze, le docenti e i docenti cominciano a scuotere la testa e mi dicono: l'anno prossimo anche qui, nel senso, noi abbiamo le sostanze stupefacenti nelle scuole medie, va bene? Questo è un dato incontrovertibile. Allora, perché la notizia che a Firenze c'è un consumo massivo di cocaina, c'è voluto tutta una serie di circostanze molto complesse, però anche lì la notizia arriva a un certo punto e poi muore lì, non c'è un livello di approfondimento. Allora, pigliamoci un po' di responsabilità, perché lui sta nell'elenco dei giornalisti italiani che gira sotto scorta, perché appunto... È interessante che di questi giornalisti minacciati, ormai la maggior parte sono a centro-nord. Anche questo è un dato che va sottolineato, va bene? Però la categoria a cui lui appartiene stabilmente e con onore, io soltanto per un quarto, perché lo faccio giornalista un po' così, va bene? Ci abbiamo delle grosse responsabilità però. Perché voi pensate, una notizia appunto sul consumo massivo di cocaina a Firenze non vale mezza riga d'approfondimento, non vale una redazione che chiama due cronisti e gli dici: mi studi per favore questa dimensione, mi dici da dove arriva, chi la spaccia, chi la consuma. Ma se il giornalismo non fa questo, va bene? Allora è la questione appunto dei famosi barconi. Ma io avessi sentito dire uno che alza la mano e mi dice: signori, ma questi barconi chi ci guadagna sopra? Chi organizza le strategie? Chi è che poi qui costruisce la rete in modo che quando arrivano qui trovino un certo tipo di situazione? Va bene? Perché guardate, gira e rigira, sono questi signori qui, quelli di cui stiamo parlando stasera, e sono gli stessi signori di cui il signor Salvini non vuol sentir parlare, perché la fortuna è che non soltanto questo è un paese ignorante, ma anche smemorato. Perché sennò bisognerebbe fargli un nome, il signor Belsito, va bene, di cui non si ricorda più nessuno, che era quello che ha brigato come Lega Nord con le cosche dranghetiste per guadagnare soldi. Allora lui, come dice il mio presidente nazionale, che ha tutta questa voglia di cacciare fuori gli immigrati da questo paese, comincia a cacciare fuori gli dranghetisti dalle sue amministrazioni comunali e regionali, per favore, perché il signor Maroni di queste cose lì non ne parla mai.
Eppure la sanità lombarda è tuttora controllata dall''Ndrangheta calabrese. Allora, queste sono le cose forse che ci fanno incontrare questa dimensione qui. Allora, sicuramente è un popolo non informato, ma è un popolo che non va a cercarsi le informazioni, forse perché non ha più il gusto culturale di ricercare la verità e, ribadisco, la compassione. Cioè, il senso minimo di dire, ma questa è gente che produce dolore, che per tutelare i propri interessi produce dolore. Io ho un'intercettazione telefonica in testa che mi persegue da una vita, va bene? Provincia di Napoli, mi sembra, un ruspista telefona al capobastone dicendogli: guarda, io non posso scavare di più, perché se scavo di più per fare una discarica legale, tocco la falda acquifera e qui si inquina tutti. Lo sapete cosa gli risponde quest'altro dall'altro capo di telefono? Chi se ne fotte, berremo acqua minerale. Ma non telefona dalla Svizzera o dall'Australia, Ho citato l'Australia non a caso, perché vi ricordo, in Australia ci sono stati due comuni sciolti per infiltrazione ndranghetista, va bene, telefona da 15 chilometri, questi sono completamente pazzi, capite? Sono completamente pazzi. E allora, come cantava Patti Smith, bisogna sognare in modo da togliergli il potere di distruggere il mondo dalle mani, Ricordate, people have the power. Cioè, ora, siamo tutti fuori di testa quelli che dicono che la gente si deve riprendere il potere. La gente deve riprendersi il potere per tutelare la propria salute di fondo. Voi ne sentite più parlare di quella città in cui devono a tutt'oggi decidere se lavorare o ammalarsi? Sto parlando di Taranto. Quante Taranto ci sono in Italia? Chi ha speculato su Taranto? Chi continua a speculare politicamente su Taranto? Chi ha consentito tutti questi anni all'Ilva di fare porcacci comodi? Chi consente poi, arrivato in giudizio, a chi ha avvelenato la gente con l'amianto di cavarsela tranquillamente? Com'è possibile che noi ci abbiamo, perché qui il problema delle memorie d'elefante, una Confindustria che si permette di applaudire in forma di sostegno, di solidarietà, quando esce l'amministrazione delegato, entra l'amministratore delegato della ThyssenKrupp, condannato giustamente per omicidio colposo, perché ha fatto bruciare vivi 5 operai. Cioè, questo è un paese di questo tipo qui. Allora, noi ci stiamo a fare i pipponi, giustamente, figuriamoci se non ci dobbiamo fare i pipponi per il 25 aprile, va bene? Fra un po' ci faremo i pipponi per il 1° maggio, e guai a non farsi i pipponi per il 1° maggio. Però allora bisogna passare dai pipponi a una condizione permanente di indignazione che ci metta in questa condizione qui. Cioè, io comincio a dire di no su cose anche molto semplici, forse rischiando di sbagliare. Allora, io vi dico una cosa cretina e banale. Ho fatto un incontro politico con un movimento politico che fa appunto convergenza su Libera per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Quindi ho fatto un discorso sulla corruzione, sulla povertà. Poi alla fine ho preso la responsabile dell'incontro, che mi aveva contattato, e ho detto: guarda, io adesso non sto più a tanti casini, perché questa volta me la passo, però voi mi fate un incontro di questo genere in un locale dove ci sono le slot machine, ma siete fuori di testa, siete. Io la prossima volta ne manco mi metto a sedere, però poi vi sputtano sui giornali, perché non è possibile. Ah, sai, ma insomma, sopra e sotto, su giù. Allora, io per esempio, quando entro in un bar e vedo c'è le slot machine, a costo di farmi la pipì addosso se ho bisogno di fare il bagno, esco e vado in un altro posto. Ammesso che ci arrivo, ovviamente sì. Cioè, allora, bisogna, questo è un esempio su tanti, ma guardate, io credo che il discorso dell'appassionarsi sia anche mettere in moto l'intelligenza per costruirsi anche delle alternative. I ragazzi, per esempio, sono fantastici da questo punto di vista. Hanno cominciato a fare flash mob a sostegno di quelli che levano le slot machine. Quando sanno che un pubblico esercizio ha levato le slot machine, vanno in massa e fanno tutti colazione da questa persona lì. E la segnalano a vario tipo. Cioè, guardate, questo è un esercizio di democrazia dal basso. Democrazia, come ce la balocchiamo questa parola? Allora, diceva un grande letterato portoghese, che ha scritto un libro bellissimo, con cui io vi consiglio di cimentarvi prima o poi, libro tosto, Sto parlando di Fernando Pessoa, il libro dell'inquietudine. A un certo punto Pessoa dice: è valsa la pena? Tutto vale la pena se l'anima non è piccola.
Allora, evidentemente l'anima tua non è così piccola, se sei stato appunto a sbatterti con questi che sicuramente ti hanno promesso di tutto, va bene? Il problema è capire quanti in questo paese non gli si è restretto l'anima e provare a vedere se riusciamo a metterli insieme. Tu lo sai, è quello che si prova a fare a tanti livelli, non solo Libera, ma tanti altri livelli, perché come diceva la ragazza a cui hanno ammazzato il ragazzo a Napoli, semplicemente perché è uscito nel momento sbagliato, non lo sbagliavano un altro, e l'hanno fatto secco, un ragazzo di 27 anni, noi siamo di più, ma noi questa cosa ce la dimentichiamo sistematicamente. Allora io ho un ricordo che mi perseguita, lo dico chiaro e tondo, perché lì proprio mi ha un po' cambiato la vita. Un altro 11 settembre, prima, 1973, andate a rileggere o a riascoltare il discorso che ha fatto Salvatore Allende nella Moneda, intanto che appunto stavano andando a bombardarlo, va bene? Ultimo discorso alla radio cilena del presidente Allende, va bene? Noi si è rimosso tutto, vero? Cioè, nel senso, ci si dimentica appunto delle cose migliori che abbiamo, eh? E guardate, no, lei no, ma insomma comunque generalmente, poi ascolti un attimo, ma secondo lei, con tutti i distinguo di caso, ma dovrebbe essere un prete a di queste cose lì? Cioè, io sono uno che cita Gramsci, ma dovrei essere io? Sì, anch'io, ma lo faccio infatti, ma dovrei farlo io? Cioè, i partiti della sinistra che citano di Dio sa chi, ma non citano più queste cose lì, mi dite che altro è? Ma l'avete visto l'imbarazzo collettivo per l'anniversario della morte di Berlinguer? Ma l'avete sentito un mezzo discorso sensato fatto su quel passaggio storico rappresentato da un uomo che va detto o si muta e allora si perde noi stessi e quindi non ha senso andare al governo, oppure si rimane dove si è e al governo non ci andremo mai, che poi è la condizione prevalente che stiamo vivendo in questa fase storia? Abbiamo rimosso tutto, abbiamo rimosso. Bene, Allende a un certo punto, in questo discorso, c'è un passaggio bellissimo, lui dice resistere in tutti i modi, in modo che questo rappresenti una pagina nella storia ignominosa di chi con la forza, va bene, travolge chi ha la ragione. Allora, in questo paese, in questo mondo, sembra sistematicamente che la ragione sembra sempre travolta dalla forza. Io ci ragiono da tanto tempo su questa cosa qui. Sapete l'alternativa qual è? È veramente che chi ha ragione. E guardate, oggi è una giornata per decidere, va bene, deliberatamente, ognuno di noi, che effettivamente si può anche capire di aver ragione. Si può capire di aver ragione. Perché voi potete mettere in moto tutti i revisionismi del mondo, però diceva giustamente Italo Calvino che un partigiano poteva essere un mezzo criminale, poteva essere un farabutto, poteva essere un fanfarone, Dio sa perché l'aveva fatto, va bene? Ma alle spalle c'era la cultura che poi sarebbe diventata la Costituzione della Repubblica Italiana, va bene? Quegli altri invece ci avevano dietro Salò, le leggi razziali, l'entrata in guerra, lo sterminio degli ebrei, eccetera, 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 il massacro della democrazia italiana, eccetera, eccetera, 20 anni di dittatura. Allora, in dei momenti bisogna decidere da che parte stare e capire con lucidità che a volte bisogna avere il coraggio di mettersi anche dalla parte della ragione, va bene? E la parte della ragione in questo momento è di tutela ai poveri, tutela le persone giovani, tutela le persone anziane, tutela le persone con disabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Tutela le persone omosessuali contro gli omofobi, eccetera. Non è così difficile. Forse ci manca davvero quel livello di sana indignazione, diciamo pure di sana incazzatura, perché uno dice ora basta, non mi importa nulla, anche se tutti, io no. E questo è il problema di fondo. Allora, questi sono passaggi, questi anche delle feste civili che sperimentiamo, per provare a ridefinire certe dimensioni identitarie e poi lavorare di conseguenza per costruire la rete, per costruire la comunità, per darsi anche appunto un'identità collettiva di altro segno, insomma. Schiena diritta e testa alta, per piacere, perché si deve avvergognare gli altri, Qui ora sta diventando complicato anche dire appunto che uno è antifascista, perché qualcuno comincia a friggere dicendo ma insomma no, insomma che cosa? No! Cioè, voglio dire che, no? Vogliamo stare a fare i distinguo fino in fondo? Un conto sono le persone, un conto sono le idee che hanno, un conto sono le conseguenze delle idee che hanno.
Perché io una domanda da fatta la ce l'ho, ma mi spiega come mai uno come Carminati è riuscito a attraversare 30 anni di storia italiana senza che nessuno riuscisse a fermarlo a tanto titolo, da un punto di vista giudiziario penale, ma anche da un punto di vista della pubblica opinione? Si sapeva benissimo che il soggetto era più fascista di così, più criminale di così. Cioè, allora qui veramente non c'è più verso di venirne a mancare, no? Beh, sono le complicità, però non ve lo dico perché mi lascio al libro, perché lo abbiamo raccontato nel libro, perché è rimasto 30 anni libero. E hai ragione, ci vuole la cultura. Però forse abbiamo detto già abbastanza. Adesso forse, non so se c'è Daniele o meno, però c'è Elvi? Falciani? Ciao, sì, arrivederci. Non so, ma tu vuoi parlare adesso? Va bene. No, perché dopo di noi, almeno così mi hanno detto, che c'è anche un altro libro dove lui si è pentito di alcune cose. Meno male, devo dire, insomma. Tu lo conosci, insieme ad Angelo ha fatto un libro fantastico. Lui si è pentito di alcune cose, ma ha rivelato alcune situazioni che gli italiani... Molti italiani tifano per l'evasione, per i soldi non dichiarati, cioè per delle cose. Cioè, lui è andato a rompere le uova nel paniere a molti di questi, diciamo, tirando fuori delle liste che non doveva. Però adesso lo racconterà lui, è una grande storia. Noi per il resto, caro Andrea, cioè, è ancora in salita tutta la nostra... La voglia è in salita. Ma se mi permettete l'ultima citazione letteraria... Allora, oggi ci sono un sacco di libri da ricordare, perché guardate, anche lì abbiamo nella letteratura italiana dei libri bellissimi che sono scaturiti dalla Resistenza. Va bene? Non li possiamo imporre agli studenti a scuola, bisogna leggerli noi e comunicarseli vicendevolmente con passione. C'ho in testa un elenco molto lungo, voglio citare però un autore, Peppe Fenoglio, che ha scritto due libri sulla Resistenza straordinarie, Una questione privata ai 23 giorni della città di Alba, almeno questi due leggeteveli, va bene? Però il libro suo, a cui sono più affezionato, è Il partigiano giorno, soprattutto perché uscì postumo, perché morì prima, e perché a un certo punto nel partigiano giorno c'è una cosa bellissima. Vi ricordate la storia, no? A un certo punto... Questo ragazzo, un po' più che ventenne, fra l'altro studente, intellettuale, quindi totalmente al di fuori da una certa dinamica, gli altri si sbandano e tornano a casa. Lui decide in inverno di rimanere tutto l'inverno da solo, quindi fame, solitudine, disperazione. C'è un mognaio che ha insomma buon cuore, gli dà ogni tanto da mangiare, una volta lo piglia da una parte, tipo babbo, e gli dice guarda, dice, vai a casa. Arrivano gli americani, sei rimasto da solo. Qui giorno dopo giorno vi fanno cascare uno a uno come passeri dal ramo, no? Cioè inverno, ma no? Quelli non migrano. Dice vai a casa, lascia perdere. Questo ragazzo ha una reazione molto violenta, esce e mentre va nella neve, qualcuno forse ha visto il film di Guido Chiesa, dice sono io quel passero che non cade. Allora guardate, noi bisogna entrare in questo ordine di idee, che poi Fenoglio la riprende anche in un altro passaggio questa cosa, no? Quando dice ne restasse anche solo uno di partigiani, importante è che ne resti anche solo uno, va bene? Ma bisogna che ognuno di noi deliberatamente decida di essere quel passero che non cade. Ah, sì. Allora scusate, perché giustamente noi ci abbiamo questi 20 anni da ricordare. Sono 20 anni, 1995-2015, la Fondazione Libera, su cui noi, vi garantisco, stiamo molto lavorando. Abbiamo cambiato lo statuto, ci stiamo riflettendo, quindi non 20 anni da celebrare in maniera appunto trionfale, ma 20 anni, tanto il malo benedetto è una parolaccia, in cui ci si fa il culo per capire cosa siamo diventati e cosa possiamo ancora di meglio diventare. E per far questo ci siamo fatti un regalo, insomma, no? Cioè ci siamo fatti una confezione particolare di pasta dalle terre confiscate alle mafie, tra l'altro prodotto di ottima qualità, che poi va appunto a finanziare. Ora, io non sono tanto bravo a fare queste cose, ma
per Libera ci provo anche, insomma, ecco, cioè è uno spottone, avete capito, per i prodotti, però ricordatevi, anche questa è una cosa da dire col cuore in mano, per non far restringere la propria anima. In questo momento le cooperative che lavorano alle terre confiscate alle mafie sono una delle trincee della nostra democrazia, e quindi su quella trincea lì, mi dispiace, ma dobbiamo provare anche a esserci. Grazie a tutti, davvero a tutti quanti.